Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Come letto dal titolo, oggi ci prepareremo per un confronto epico. Ecco tra le mie mani la Muscle Strawberry, la versione appunto alla fragola. Questa è abbastanza datata, ma come ben sapete, non molto tempo fa ho recensito anche la versione nuova. Quindi perché non fare un confronto? Detto questo, mi raccomando, non esitate ora a supportarmi con un like e ad iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, perché nessuno porta questi contenuti unici. Ed eccole, guardate quanto sono belle queste due lattine di Monster Strawberry, appunto Muscle. Sono uniche nel loro genere e dato che di fatto si tratta di due versioni distinte prodotte in due anni diversi, però la diversità di design è abissale. In tre anni è stata stravolta questa lattina. Infatti se consideriamo la versione old ci accorgiamo che ha un fondo totalmente rosso con quelle che sono delle illustrazioni molto soft praticamente ai lati di colore bianco, diciamo che danno volume al fondo della lattina. Anche il logo è totalmente contrapposto, infatti la versione nuova ha il logo rosso mentre quella vecchia il logo bianco. Se guardiamo in alto la scritta Strawberry è la stessa, tranne per la differenza che appunto sul collo di quella vecchia abbiamo praticamente intorno al collo una sorta di illustrazione o comunque motivo che va a circoscrivere la dicitura. Anche il colore del collo stesso cambia, infatti la versione vecchia ha il collo dorato mentre l'altra argentato. La linguetta è sempre nera in entrambe, però come vedete di fatto il fondo anche cambia. Come vi dicevo, nella versione old abbiamo un fondo univoco, seppur elaborato e voluminoso. Nella versione nuova invece lo hanno minimalizzato, infatti il fondo è bicolore, prettamente bianco per far contrasto col logo, che poi viene richiamato dalla seconda parte del fondo stesso. Anche la scritta Muscle cambia, infatti la versione nuova nel concreto possiede la dicitura di colore nero, mentre quella vecchia ha una dicitura cangiante, praticamente color silver. Ciò che cambia secondariamente, sempre per quanto riguarda le scritte, è la dicitura Energy Shake. Anche qui nella versione vecchia abbiamo la dicitura praticamente olografica, color oro, mentre nell'altra versione non possiede alcuna olografia, è praticamente nera con il bordo bianco. Diversità la percepiamo ovviamente anche ruotandole di profilo, infatti ci accorgiamo che sia da un lato che dall'altro le lattine sono differenti, però un particolare si evince se noi ruotiamo le lattine in questo modo, una di fronte all'altro. Infatti specchiato abbiamo quello che è il simbolo, la dicitura che indica la presenza di proteine, in questo caso 25 grammi per lattina. Sul retro abbiamo la tabella dei valori nutrizionali, questa a dire il vero è abbastanza simile per entrambi se andiamo praticamente ad escludere i caratteri e le diciture praticamente in alto e le varie illustrazioni. Quello che invece è stato stravolto è il quadro della descrizione, a parte andare a richiamare il fondo sia nella versione nuova che nella versione vecchia, abbiamo praticamente le medesime differenze. Però se guardiamo quello che è il paragrafo nella quale è impressa la descrizione ci accorgiamo che non troviamo differenza alcuna, se non per i loghi in alto. Infatti la versione nuova a sinistra possiede il logo rosso con la dicitura Muscle Monster Energy Shake. La versione vecchia invece ha il logo di colore bianco e troviamo solo e soltanto questo. Alla sua destra infatti sono presenti quelle che sono le proprietà praticamente ad elenco, sono state praticamente elencate in questo modo. In basso abbiamo il motto Pump Up The Beast, questo nella versione nuova è cangiante, quindi color silver, mentre nella versione old è nero. Quanto riguarda le icone dei social invece qui ovviamente sono differenti, anche perché sono state riadattate nel tempo. Infatti se guardiamo con attenzione cambia sia quella di Instagram che quella di YouTube e poi nel concreto quelle che sono le illustrazioni generali e le olografie varie. Come vi dicevo, tra queste due lattine intercorre del tempo, una è del 2014 e una è del 2015, mentre il produttore è praticamente uguale. Quindi se dobbiamo fare una valutazione generale di quella che è questa lattina, come vedete al fondo rosso con le varie illustrazioni, come vi dicevo, il bollino che indica appunto la presenza di proteine, la scritta Muscle Monster Energy Shake praticamente olografica, il fondo, ripeto, mi piace un sacco, rosso con questo logo bianco assurdo.
la dicitura strawberry con il collo dorato e la linguetta nera, la tabella dei valori nutrizionali, quello che invece poi invece il quadro della descrizione con le relative icone dei social e il motto Pump Up the Beast. Davvero tanta roba. Questa lattina fa parte di un set praticamente strepitoso, ci tenevo a illustrarvelo tutto, infatti ho aspettato a realizzare i video proprio perché volevo avere il set al completo. Abbiamo la coffee, la chocolate nella sua versione pre-release, la versione normale ovviamente sempre della chocolate, la peanut butter, la vanilla e infine appunto la strawberry. Tutte e sei che completano il mio set. E quindi che dire ragazze, anche oggi vi ho illustrato una lattina strepitosa, abbiamo fatto un confronto non da poco, ditemi nei commenti se vi è piaciuto questo video. Mi raccomando, non esitate ora a supportarmi con un like e con un'iscrizione perché nessuno vi propone queste cose. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV, ciao!